better my club. Yeah, I better my club. Io oggi andrò a provare tutti i macchinari e si va. All of those dark nights I got them breaking my back to make it out, got me feeling like pain. I ain't never need your help, I know you wishing me well, a penny for your thoughts but seeing no change. Snap for the sun like Diddy, the rich has got a. Allora, leg extension favolosa. Questa l'avevo già provata, è veramente un bellissimo macchinario, è tanto tanto fluida. Uno dei punti essenziali per un macchinario, per essere un macchinario efficace, prima della biomeccanica, della meccanica, in questo caso il macchinario, prima della struttura, prima del profilo di resistenza, è i materiali che sono stati usati. Se i materiali fanno schifo, il macchinario creerà tanto attrito e non sentiremo tanta fluidità nel movimento. Vuol dire che la fase concentrica sarà più difficile, la fase eccentrica verrà tolta tensione. Quindi quando i macchinari sono ottimi, la Ginleco o anche la Panatta hanno dei macchinari pazzeschi, dei materiali, scusate, pazzeschi, allora qua già fa tanto. Questa leg extension è veramente una delle migliori mai provate, è tanto tanto fluida. My element flow is like water, I'm forced through the fire, I'm feeling like gold. Gotta stay grounded, stay down to earth, following God and you grinding, you do as you told. I don't work to make you like me, but I'm front and center, word of Spike Lee. And God came in a nick of time, they think I'm crazy, but I might be. Let's run it up, run it up, run it up, we beating the odds, this is sum it up. You know it's a rap, never waste lines, and I'm cutting the weight like a tummy tuck. That mean I'm about to give it out right now, you see what's coming down the line, I never pipe down. I give 100% of me, trying to stun on my enemies, and my element is crazy, it's the mic sign. I'm in the zone. Give me the throne. One shot, that's all that you got. That's all that I know. Foot on the gas. 155 on the road. You could be a friend of me, an enemy. Keep that same old energy, cause I know. I'm in my element, ooh, yeah. I'm in my element, ooh, yeah. I'm in my element, element, element. I'm in my element, ooh, yeah. I'm in my element, ooh, yeah. I'm in my element, ooh, yeah. Keep that same energy. I'm in my element. Checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message, homie, ain't no flexing on me. My attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. I want the money, the power, respect. And I heard you know so-and-so, you not a threat. Cause I really know so-and-so, they like my family. So they go pretend that they cool till they bust at your motherfucking chest. I'm getting gutted, my flow been like butter, my check in the bank. They see the number, all of my haters feel one of two ways. Really upset that they show some respect. I can't even think about it, I've been up, so read about it. No beat around it, straight to it, no ring around it. You coming for me, we'll see about it. We never see it when I get my feet up. 100 meters where I run the fee up. And go ka-ching and nana mana pia. I had to re-up on a rear, so you stay the feeder. Allora, ho fatto come primo lavoro leg extension, dove sono partito con il carico medio, ho fatto 4 set aumentando il carico in ogni set, portando tutto a cedimento e per una sessione dopo un deload, quindi non volevo forzare troppo il carico, sono arrivato a fare quasi lo stack. Sinceramente non mi sono sentito, anche se lo avevo muscolarmente, di fare lo stack. Macchinario nuovo, appena fatto un deload, meglio non rischiare. Ma con l'ultimo set ho fatto un quadruplo drop set per cercare di buttare quanto più pump possibile, estremizzare un po' l'effort, quindi riniziare a riabituarmi a un certo grado di effort che normalmente dopo un periodo di load tende a perdersi. Adesso faccio un pendolo della Ginleco, by far il miglior pendolo mai fatto, è di nuovo fluido, sembra un burro, è veramente veramente bello, ha leggermente uno sticking point poco sopra l'accosciata massima, ma perché in accosciata vado a toccare e appoggiarmi col femorale sul polpaccio, quindi ci sta come discorso, però è un macchinario straordinario, veramente. Da qua sempre perché è un deload, cioè o meglio, ho appena finito un deload, sto ricominciando, farò un ramping, quindi serie da 6 con 4 secondi a scendere circa e 2 secondi in buca, e per sentire bene il movimento, concentrarmi bene sulla ripartenza senza essere scattoso, e aumento il carico leggermente fino a
arrivare a non riuscire a chiudere le 6. E per i quadricipiti la chiudo qua. È una sessione di spinta, quindi spinta totale, per cui passerò a fare anche l'upper body facendo spalle, tricipiti e petto, un esercizio per ciascun distretto. Oh my god, I'm just playing with them now, yeah. Oh my god, what she saying, say loud. Sono passato al petto e ho fatto una super incline, questa qua dietro per la gingleco, e un bel macchinario, si sente tanto tanto lo stretch, c'ha un forte sticking point verso l'alto, quindi non mi ha permesso di spingere tanto né sul carico né sull'effort. Bel movimento, ma è un esercizio di rifinitura. E è un'ottima alternativa alla cable chest press super incline, perché c'è una fortissima convergenza e dal momento che deltoide anteriore e fascio claveare del gran pettorale sono molto vicini, quindi hanno dei line of pull molto vicini, è tanto difficile settorializzare l'isolamento, cioè dire ok, faccio un lavoro che mi permette di targetizzare di più il petto alto rispetto al deltoide anteriore. È impossibile. L'unica accortezza che possiamo fare è ragionare sul fatto che, al contrario del deltoide anteriore, il gran pettorale ha un'inserzione anche a livello sternale, quindi sta sulla parte mediale, quindi centrale, della clavicola e anche sullo sterno, ok? Quindi da questo punto di vista c'è un maggior intervento in abduzione dell'omero, quindi tutto quello che è molto convergente vi permette di spostare il lavoro tanto sul petto alto rispetto al deltoide anteriore, quindi molto bella in quest'ottica, ma rimane un esercizio di finitura. Ora invece, visto che è una nuova uscita e Bennett, il proprietario della palestra, mi ha suggerito di provarla, proverò la decline della Gymleco, quindi vediamo un attimo che feedback è. Mi ha detto che è molto molto pesante, io ho detto bring it on. Oh my god, I'm just playing with them now, yeah. Oh my god, what she saying, say it loud, yeah. I can't respect it, I'm in the gym, but I am not flexing. Came from a Ford, I'm needing a Lexus. Shooting like Luca, I told him I'm next, shit. Oh my god. Ok, allora, decline della Gymleco. Molto molto bello come macchinario. È un profilo di resistenza molto piatto. Riesce ad andare bene in declinazione. Riesce a convergere anche molto bene. Quindi veramente la miglior decline mai provata. Ora, io non sono personalmente un grande fan della decline, perché tende a mettere una posizione non troppo stabile alla spalla, ci deve essere un forte intervento del trapezio inferiore per tenere la scapola depressa, altrimenti tendiamo a salire, e per me personalmente, che ho una elasticità legamentosa, comunque non è il massimo, però un bellissimo macchinario. Per il petto finisco qua e faccio capire anche un po' la logica del tutto. Io in questo momento sul petto sento poco pump, perché dopo una settimana di deload, viaggi eccetera, ovviamente il petto pian piano ha perso glicogeno, quindi torno ad allenarmi e non ho quella sensazione di pienezza che normalmente ho. Il petto lo alleno tra 2 giorni, 3 giorni, quindi l'ottica di oggi è soltanto dare quella botterella di stimolo per aumentare quella che è l'attività della glicogeno sintasi e l'effetto insulino mimetico dell'allenamento, quindi la recettività del muscolo ai carboidrati, in modo che questi prossimi giorni mangio più carbo, quindi vado ad aumentare la quota di carbo, il muscolo si riempie e sono nella miglior posizione per poter partire quando ricomincio ad allenarmi. La logica dei primi allenamenti dopo una fase di load è questa: fare quel minimo volume, sia perché il muscolo e il tessuto è molto sensibile al volume, quindi get the most out of the least, prendere il massimo dal minimo, quindi non serve fare tantissimo volume, già con un minimo ho tutto lo stimolo di cui ho bisogno, perché il muscolo sarà tanto sensibile, ma in più anche ragionare sull'ottica che inizialmente devo rimettere il muscolo e il sistema nella condizione di esprimere tanta performance, quindi ho perso capacità di esprimere effort, mi sono un po' deallenato, ho perso capacità di gestire tanto volume, ho perso glicogeno muscolare, quindi i primi allenamenti mi servono sì per reintrodurmi, per cui l'approccio, se vogliamo, un approccio heavy duty, cioè bassissimo volume, tantissima intensità, della serie fratello bello, riabituati a quest'effort, perché questo è quello che vedrai da qua al prossimo mesociclo, ma cerca di captare quanto più glicogeno possibile, perché it's time to rock and roll, una cosa del genere. Quindi questo è, adesso provo un esercizio di spalle, di tricipiti e poi affondo. Ho fatto questa triceps machine che vedete qua dietro, molto carina, l'unico discorso è che la presa neutra non riesco a prenderla bene, perché mi slitta inizialmente in basso, quindi mi trovo meglio a tenerla pronata e appoggiarmi sul braccio di leva sostanzialmente, però a parte questo si sente divinamente, molto molto bene, dà un buono stretch, un buon profilo di resistenza, quindi arrivi a chiudere con tanto effort, è un buon macchinario per fare dei esercizi madre o comunque dei loading set, meno per andare sulle lunghe, e quindi in realtà è un macchinario molto utile
per il Triciclo, che è quella un po' più difficile come situazione. Peraltro è uno di quei macchinari in cui vai a caricare tanto, ti senti bene e saldo nel caricare tanto, quindi nel fare dei loading set, ma non è un macchinario di spinta propria, nel senso che c'è una lievissima pressione dell'omero. Qual è il problema? E l'ho detto in reel su Instagram, mi segui su Instagram, dovresti seguirmi su Instagram. Nel momento in cui andiamo in spinta, quindi flettiamo l'omero, una delle considerazioni è che il capo lungo del tricipite è un estensore dell'omero, quindi in tutti quei movimenti, se anche il gomito si estende, quindi stiamo lavorando il tricipite, il capo lungo da una parte si accorcia, dall'altra però si allunga, perché c'è questa flessione, quindi in realtà non riusciamo a stimolarlo a dovere, agisce un po' più come stabilizzatore in funzione di quelli che sono i gradi di estensione del gomito e di flessione dell'omero. Quindi sostanzialmente, per dire cosa, che non muovendo tanto la spalla riesco a coinvolgere anche bene il capo lungo. In the plot, they did not get the picture when I said I don't fit in a box. Taking they shots and they know that I ain't missing and it's up if they. Ultimo esercizio fatto, alzate laterali. Macchinario già provato, però sempre piacevole e bello. Come vedete, io cerco di andare un po' sopra i 90 gradi, perché in questo senso voglio cercare di lavorare un po' tutta la scapola omerale, anche coinvolgendo il trapezio, perché insomma, perché no? Non ho problemi di spalla dominante e un trapezio un po' più grande tendenzialmente mi serve. Questo è tutto per la sessione, spero come sempre di avervi dato degli spunti interessanti. Domani ci sarà una sessione di pull, quindi come vedete la split push-pull a senso generale, quindi push sono tutti esercizi di muscoli di spinta, compresi i quadricipiti, quindi ho petto, deltoidi, anteromedi laterali, tricipiti, quadricipiti. E nella sessione di pull invece ho dorso, deltoidi posteriori, bicipiti e femorali. Questo è uno splittaggio che io tendenzialmente preferisco rispetto all'upper lower, quando devo dividere il corpo in due, perché per me personalmente mi dà modo di mettere in vantaggio le gambe, che sono distretto che ormai non voglio dire sono troppo carenti, perché realmente le braccia sono il vero distretto per me carente, però per quanto mi riguarda le gambe più sono grosse meglio è, e mi piace allenarle, quindi mi riesco a divertire, è molto più enjoyable rispetto a un upper lower personalmente, perché le sessioni di upper sono un po' noiose, invece in questo modo c'è sempre un po' di gambe tutti i giorni, che è il best case scenario. Quindi è sicuramente un tipo di splittaggio che nel caso in cui vogliamo fare uno scarico o una split a 4 giorni a settimana per esempio, è sicuramente vale la pena inserirlo, andando poi a fare due rotazioni modulando magari un giorno dopo un po' più priorità al petto, l'altro le gambe, o in base ai distretti carenti vado a modulare il tutto. Sessione a basso volume, come ho detto, perché sto tornando da una fase di scarico, mi sono divertito tantissimo, i macchinari sono belli, quindi domani sessione di pull, andate a condividere il video su Instagram, andate a mettere like, andate a commentare, spingete questo cazzo d'algoritmo, dateci un motivo per spingere anche tanto su YouTube. Quindi questo è tutto, spero che vi date dei spunti interessanti. Te alla fine ti sei allenata? Andiamo a vedere l'abbaglio che cosa sta facendo. Avevo detto che avrei allenato upper, però poi ho visto un po' di macchinari che mi sono piaciuti, tipo questa abductor machine, adesso tanto ve la facciamo vedere, e quindi è stato un ibrido glutei spalle, perché poi senti, c'è sta chest press della gym leg, che cos'è? Cioè cosa non è? Fantastica? E quindi ho fatto sì, glutei push più glutei. Sì, mi sono divertita.